Non ho problema a definirmi emozionato nel vedere che finalmente iniziano i lavori per il grande progetto dell'Albergo dei Poveri. La cultura non deve essere soltanto una mera ostentazione di parole, ma la cultura ha bisogno di infrastrutture. E noi oggi creiamo una grande infrastruttura a Napoli, ma che serve a tutto il Mezzogiorno e a tutta l'Italia, una grande infrastruttura culturale. Vedete, questo edificio vedrà il raddoppio del Museo Archeologico Nazionale, dove verranno esposte le tante collezioni che oggi non trovano spazio. Vedrà una grande biblioteca, una biblioteca anche aperta ai giovani, con degli spazi multimediale, moderna, efficiente. Vedrà gli spazi per l'Università Federico II, che allocherà in questo edificio alcune scuole di alta specializzazione, e poi ci sarà uno studentato. Insomma, ci sarà tantissimo in questo edificio e sarà una grande infrastruttura culturale al servizio dei cittadini, perché ci saranno spazi per i cittadini, per riqualificare una zona bellissima della città di Napoli, perché questa è una zona di grandi tradizioni e di grande identità per la città di Napoli. Io sono felice e ringrazio il sindaco per come abbiamo lavorato in questi mesi determinati, senza ascoltare sirene diverse, su un progetto che è veramente importante per Napoli. L'edificio pubblico più grande d'Europa diventerà un contenitore per attività pubbliche e private. I lavori per la valorizzazione, la rigenerazione urbana e il restauro del Reale Albergo dei Poveri e dell'ambito urbano di Piazza Carlo III, Via Foria e Piazza Cavour, per rendere fruibile la più grande infrastruttura sociale e storica della città, inizieranno tra dicembre e inizio gennaio, mentre il progetto esecutivo sarà pronto entro fine mese. Sono cominciate le attività che porteranno all'apertura del cantiere, oggetto della cabina di regia di oggi con il sindaco Gaetano Manfredi e il ministro San Giuliano. L'obiettivo è un hub per lo sviluppo che avrà come motore quello di cui Napoli è più ricca, ovvero la cultura. È un grande progetto veramente di grande qualità che partirà in queste settimane proprio nella realizzazione, la possibilità di creare grandi spazi per musei, biblioteche pubbliche, alta formazione, industria creativa, quindi un'opportunità veramente significativa che noi ci auguriamo il 2026 di completare i lavori e di consegnare alla città una struttura straordinaria che aspetta questo restauro definitivo da decenni.